Buongiorno carissimi amici da La vita accade per te e da Milord 766. Abbiamo finito la sesta lezione della vita accade per te, consigli utili per mantenersi in forma e ritornare al vostro benessere principale, la mente, il benessere principale di ognuno. Un consiglio che ti do, amico che mi stai guardando attraverso questo video. Ascoltami bene. Se tu sei a casa sul tuo divano e ti senti bene con te stesso, continua a rimanere a casa sul divano, perché non c'è più bello di niente nella vita di fare quello che ti piace. Quindi, se ti piace mangiare, se ti piace bere, se ti piace stare a poltrire, a guardare la TV, stai pure. Se stai bene con te stesso, non ci sarà niente, nessuno che potrà fermare, diciamo, questo tuo benessere mentale. Ma se invece non sei contento del tuo fisico e non ti accetti per come sei, devi fare un po' come sto facendo io, come stiamo facendo noi. Cioè, esci di casa, come ho sempre detto, mettiti sulla diritta via e cerca di ritrovare te stesso, perché ricordati, purtroppo il mondo è strano. Se tu pensi che con tutti i video che fai su TikTok, su YouTube, su Instagram, pensi che alla gente gliene freghi qualcosa di te, hai sbagliato e non hai fatto centro. Ti spiego il perché. Perché la gente è troppo impegnata a guardare se stesso, quindi non sta a guardare te, quindi sicuramente verrai giudicato, come ho fatto e ho scritto in un post su Instagram, per qualsiasi cosa che tu faccia. Quindi tanto vale che tu fai qualche cazzo che ti pare, l'importante è che rimanga nella legalità. Quindi il consiglio che ti do: alimentati bene. Consigli per l'alimentazione: non sono un dietologo, perché le diete non si danno mai per via web, perché purtroppo non tutti abbiamo lo stesso fisico e non tutte le diete possono essere adatte alle persone che ascoltano. Però i consigli, diciamo, generali che posso dare a tutte le persone che, tra virgolette, seguono La vita accade per voi è di questo tipo. Se sei grasso, se non ti piace il tuo corpo e vuoi dimagrire, innanzitutto, se sei più grasso fai più facilità a dimagrire se ti metti a dieta. Invece uno, diciamo, tipo me, che ha una corporatura corpulenta, deve mettersi di impegno e non sgarrare mai, altrimenti non ingrassa, ma sicuramente il grasso si accumula. Quindi i consigli per l'alimentazione sono: innanzitutto bisogna togliere i carboidrati, togli la pasta, togli il pane, la pizza al massimo una volta a settimana, impasto integrale, oppure c'è un altro tipo di impasto che adesso non mi viene in mente il nome, comunque la pizza una volta a settimana. Per quanto riguarda bibite gassate, acqua gassata non ne bere, Coca-Cola bevila, ma bevila con, diciamo, con parsimonia, cioè nel senso, puoi bere un bicchiere a tavola di Coca-Cola, due bicchieri al massimo. Non bere assolutamente alcolici, vodka, sambuche, caffè corretto con sambuca, vino, birra è quella che fa gonfiare la pancia. Oggi guardavo un video su TikTok e c'era una ragazza che diceva: a me mi piacciono gli uomini da birra, gli uomini con la pancetta. Sbagliato, ragazzi, sono più belli gli uomini con un fisico prestante, non magari da bodybuilder, ma logicamente è normale. Poi innanzitutto cercare di la carne rossa, io non ne mangio, ma mangiarla almeno una volta a settimana, perché contiene ferro. Lenticchie contengono il ferro, quindi i legumi, io non sono intollerante quindi non li mangio. Latte possibilmente di soia, quindi latte di soia, brioche evitatele, e se andate al bar e proprio non ne potete fare a meno, o le brioche al carbone o le brioche integrali, ma o le vegane, ma non le brioche con la marmellata e il burro alla francese, perché quelle fanno ingrassare tantissimo. Per quanto riguarda la frutta per il primo periodo non mangiatela, perché contiene gli zuccheri. Quindi non mangiate la frutta. Se dovete mangiare la frutta, cercate di mangiare la papaya, il mango, che sono frutti esotici. Il mango è più dolce, la papaya è un po' più amara e costano anche cari. Un mango, una papaya costano quasi 3 euro. Poi
per quanto riguarda i caffè, ma massimo 3 caffè al giorno, o con il sucralosio, che è il derivato del glucosio, o con il glucosio, con appunto lo spruzzino, oppure appunto amaro. Quindi niente cioccolato. Se fate un pasto unico, mangiate il gelato, mangiate un'insalata. I pomodori anche a volte sono simili ai carboidrati. Quindi questa è l'alimentazione per carne bianca, carne di pollo, tacchino, le patate, ricordatevi che sono carboidrati, quindi se mangiate la pasta non mangiate le patate, se mangiate le patate non mangiate la pasta, sono carboidrati. Evitate i salumi, evitate le mortadelle, il prosciutto cotto, potete mangiare il tacchino magro, logicamente maionese dovete mangiare possibilmente la più magra, la maiò. E appunto proprio poca di maionese, pochissima maionese, poca maionese.